Ciao ragazzi, come state innanzitutto? Bene. Stanchi sempre, mi ricordo dopo la finale di X Factor abbiamo fatto l'ultima intervista, eravate belli provati, va un po' meglio. Da abbastanza, sì, diciamo. Avete dormito? Lavorando più o meno nella stessa intensità. Ok, allora partiamo subito dalla certificazione oro, già la seconda, cosa ne pensate, se vi aspettavate questo risultato e cosa vuol dire per voi poi ricevere una certificazione simile? Comunque vuol dire che i fan, chi vi ascolta, hanno apprezzato l'album, non è poco. Ovviamente non ci aspettavamo questa risposta dal pubblico, siamo stra mega felici che comunque il nostro fan club sia così attivo e che infatti vi ringraziamo tantissimo per questo supporto che ci stanno dando. Oltre a comprare il disco anche sui social, comunque sono molto attivi e sono legati a noi in qualche modo, quindi a noi fa piacere. Mi raccontate un po' come, diciamo in poche parole, come è stato questo periodo post X Factor, cioè su cosa vi siete concentrati, le cose che vi hanno stupito di più di quello che è successo dopo? Sì, diciamo che appena usciti da X Factor abbiamo dovuto un attimo affrontare tutta la situazione che c'era all'esterno di quel loft, per così dire. Infatti abbiamo dovuto abituarci un po' subito all'idea che non eravamo più, diciamo, sconosciuti come prima, ma le cose erano un po' cambiate. Poi ovviamente solo alcune cose sono cambiate, nel senso che siamo comunque tornati in studio, abbiamo da subito iniziato a lavorare a nuove cose o comunque a live che stiamo lavorando in questo periodo, quindi è cambiata solo la popolarità ma non quello che facciamo. E com'è questo vostro rapporto con la popolarità? Ma molto tranquillo fondamentalmente, nel senso continuiamo a fare ciò che abbiamo sempre fatto anche sui social, comunque non abbiamo aumentato la nostra presenza, più o meno è quello che facevamo prima, le cretinate che pubblicavamo sono quelle, quindi... Okay. A proposito di nuovi lavori, allora l'album che ha vinto ora l'oro conteneva alcune cover di X Factor, brani vostri che comunque già la gente conosceva. Cosa state preparando, a cosa state lavorando? State sperimentando nuove cose, vi state mettendo alla prova? Che tipo di suoni? Sì, abbiamo continuato più o meno il lavoro che abbiamo fermato prima di entrare in X Factor. Mm. Nel senso, prima di entrare a X Factor ci stavamo approcciando molto di più alla parte elettronica di noi, diciamo. Quindi stiamo sperimentando e ricercando un po' più su quel sound. Ovviamente saremo molto coerenti con quello che abbiamo fatto, però sarà molto più vicino a un sound più elettronico quest'album, quindi stiamo lavorando su questo. Qual è la sfida che temete di più, diciamo, del mercato italiano? Del mercato non siamo preoccupati, nel senso perché c'è quasi del disinteresse alla cosa. Siamo molto più preoccupati nella ricerca artistica, nel senso ci stiamo concentrando molto su quello e comunque mantenere un certo livello di quello che facciamo. Quindi è quello che ci preoccupa di più, un po' il lavoro pratico. Anche mantenere una certa coerenza magari con... Ma la coerenza fondamentalmente musicale ce l'hai se sei tu, appunto, che fai le cose. Quindi posso anche fare post rock, ma se sono io sono io, quindi funziona lo stesso. Ok, e il live invece come vi state preparando? Siete ansiosi? Come va? Sì, diciamo che per quanto riguarda il live siamo eccitati, molto eccitati. Beh, immagino. Stiamo creando questa nuova cosa che poi è solamente appunto un'evoluzione di quello che eravamo prima e che stavamo cercando di fare prima di entrare all'interno di X Factor, quindi per ora sta continuando questa cosa, e come inizio di preparazione sta andando anche abbastanza bene, perché appunto suoneremo con... posso dirla questa cosa? Sì, suoneremo con altre due persone che saranno Raffaele Ferrante, appunto il nostro produttore, Playam, che è Peppe La Strada, che è un altro musicista con cui si occupa di musica elettronica, e ci supporteranno nei live. Ok, quindi sarà un bel live. E invece la Bell Squad, il famoso Bell Tour? Ho visto su Instagram che già state a Milano, quindi... Sì, infatti dopo ci incontreremo. Per il Bell Tour si deve lavorare bene, perché ovviamente nei nostri piani è comunque fare sempre cose di un certo livello. Quindi se qualcosa non è preparato a un certo livello è inutile proporla, secondo me. Quindi finché non sarà, ci sarà una proposta decente, sembra stupido comunque uscire e fare un bel tour adesso. Però la sinergia artistica, diciamo, umana con Davide, Gio... C'è tutto comunque con loro, siamo amici, ci stimiamo musicalmente, quindi sì, c'è la base per farlo, c'è. Adesso bisogna pensare un po' alla parte pratica, cioè quindi preparare una cosa del genere.
Ok, faccio l'ultima domanda. Se c'è qualcuno, non tanto nei coach, non so se ancora li state sentendo, se vi state affidando un po' ai consigli magari di qualcuno, ora mi viene il nome di Fedez, ma non so appunto se state ancora in contatto. Stiamo affidando esclusivamente comunque ai consigli dei nostri produttori di Casa Lavica, quindi continuiamo sulla stessa strada che avevamo prima. Ovviamente abbiamo imparato tanto dal percorso di X Factor e sfruttiamo quello che abbiamo imparato, ma continuiamo normalmente. Va bene, grazie mille, allora in bocca al lupo per tutto. Grazie.